tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi registro un nuovo video con prati ora vi utilizzo. Come sta procedendo questa tipologia di video? Bene, perché riesco sempre a pescare un po' le cose che ho messo da parte. Non sto diminuendo le scorte perché non sto più finendo ultimamente quello che ho messo da parte e la cosa un po' mi preoccupa. Siamo, se non il 5-6 di febbraio, oggi che sto registrando il video, e ho finito solo un prodotto attualmente ed è rarissimo per me. Il video io l'ho sempre visto fare da Carmen C, ex We4Us Makeup, molti anni fa. E ultimamente lei non lo ha più fatto, ma è riuscita anche a diminuire drasticamente le scorte che aveva perché le ha declaterate, le ha finite, le ha regalate. Io invece continuo ancora a accumularle e a comunque utilizzarle. Sono più di 6 prodotti, li ho inseriti tutti in questo sacchettino di cotone spesso di Sephora e ve li mostro. Cose vecchiotte, altre un po' meno, e vi spiego perché ho deciso di inserire questi prodotti di cura della persona, non sono prodotti di make up. Penso per il prossimo aggiornamento di mettervi sia uno di skincare che uno di make up. Avevo preso ancora quest'estate, sì, perché dovevo ancora andare in ferie, avevo preso delle saponette della PH Bio Green che si trovano rivendute da Lidl e non le ho mai aperte, le avevo portate via in ferie, soprattutto queste due che sto tenendo tra le mani, anche il prodotto per la detersione del viso, ma quello sarà sicuramente tra gli ultimi che andrò ad aprire. Devo solo svuotare la scatolina di alluminio che ho di Lush con un vecchio olio per il corpo che non ho più usato ed è da buttare sicuramente, lavare la confezione e metterci dentro questo shampoo, che è questo qui, e il balsamo solido. Ho deciso di intraprendere questa strada perché è la prima volta che innanzitutto provo uno shampoo e un balsamo che siano diversi di consistenza del solito geloso liquido. In più voglio capire se con i miei capelli secchi, crespi, c'è una buona riuscita degli ingredienti sul mio tipo di capello. In più sono dei prodotti ecologici perché c'è il cartone, la carta come pack principale, quindi meno plastica, ecologico, meno che ha un impatto negativo sull'ambiente, anche perché gli ingredienti di questi prodotti sono ben fatti, anche se li riverso nell'acqua non ci sono schifezzuole antipatiche. Allora, io avevo preso la linea per i capelli secchi con camelia e proteine del grano, certificato biologico, è zero acqua e zero plastica. Sono dei prodotti fatti in Italia con entrambi i 6 mesi di PAO. Avete visto il prodotto shampoo e questo qui è il prodotto balsamo, se devo rimanere con un italiano non perfetto, ma con la stessa logica, eccolo qua, ve l'ho ripetuto. Viene fatto dalla Dedec SRL, sempre in provincia di Piacenza, dovrebbe essere, no, in Siena, Paggi Bonsi, che ci sono passata poi tra l'altro quest'estate, no, sì, il 15 di agosto, perché avevo fatto 3 giorni tra San Gimignano, Volterra, Paggi Bonsi, e non mi ricordo, c'erano altri 2 paesi di mezzo di sicuro. Non sono riuscita ad andare a Siena, anche se volevo, ma non ce l'abbiamo fatta. E c'era il paese di Boccaccio che non mi ricordo, inizia con la C ma non me lo ricordo, ve lo scriverò perché tanto è inutile che ci pensa. Allora, io sono rimasta male perché pensavo che la saponetta avesse la forma del fiore. In realtà è un semplice cubotto con poco di profumo, però vediamo, io ci provo, non do grandissime aspettative, devo solo capire come si usa e dentro ci sono le
indicazioni su come usarlo. Il balsamo ha questo inci qui, così ve lo guardate, mentre lo shampoo ha questo inci qua. Vi fate un fermo immagine, non appena la videocamera si è sistemata e ha messo il fuoco, e fatemi sapere se voi siete riusciti ad utilizzare questa linea che di tanto in tanto Lidl ripropone. Il prodotto più vecchio di questo sacchetto è questa crema per il corpo di La Petite Marseillaise, che avevo recuperato all'interno di una rivista, penso Grazia, ma vi parlo di 5 anni fa, 4 anni fa. Ne avevo prese due. Una è sicuramente finita nel giro di breve, appena aperta. Questa invece la vado ad aprire dopo millenni. Spero non mi faccia danni, tanto comunque bene o male la uso soprattutto sulle braccia, perché per il corpo ho ancora dei prodotti della Lidl che avevo preso quest'estate. È una crema per il corpo con mandorla dolce e olio di argan in un latte idratante dalla texture ricca e dal profumo raffinato, con ricette del Mediterraneo. Io questo marchio non l'ho più visto in giro, non l'ho più visto far vedere da nessuno. Credo che si trova ancora su supermercati tipo Lando, in zona mia, in provincia di Venezia. Fatemi sapere se voi lo conoscevate e se avevate mai provato qualcosa di questa linea qui. Da dei prodotti iniziali che vi ho fatto vedere con Bonici, questo ha il Paraffinum Liquidum al secondo posto. Quando io compravo, non è che adesso sia cambiata più di tanto, però compro anche adesso un po' a scatola chiusa senza più di tanto soffermarmi sull'inci, quando invece potrei, ma voglio togliermelo dalle scatole, almeno capire se è ancora valido oppure no. Ho un regalo di compleanno che devo assolutamente utilizzare, perché sennò ho paura che possa andare a male. E si tratta del burro struccante i frutti rossi di Bioficina Toscana. Non è sana di quest'anno, non è sana dell'anno scorso, quindi del 2019, questo viene dal Sana 2018. Il PAO di questa bestia qui è 12 mesi, e siamo già oltre, anche se non l'ho mai aperto, però io ci provo. Certificato AIAB, 150 ml di prodotto. Questo è l'inci, se volete guardarlo vi fate un fermo immagine. Conosco Bioficina Toscana perché comunque ho provato in passato delle cose sia ricevute gratuitamente in Cosmoprof, vari eventuali, oppure anche proprio comprandoli in bioprofumerie. Lo vado ad aprire per capire se si è alterato, ma a me pare di no, che sia ancora abbastanza sano e salvo. Perché lo voglio tirare fuori? Perché mi rendo conto che sfrutto mille volte di più i gel o i latte detergenti e mai i burri. I burri poi, con l'inizio della stagione tiepida, calda, quindi dalla primavera all'estate, mi viene ancora meno da prenderli tra le mani. Infine ho preso dei prodotti di Banila, che sono dei burri struccanti, sono dei prodotti coreani. Quindi questo, che è quello più vecchio, deve essere assolutamente utilizzato, altrimenti mi ritrovo che per il prossimo autunno-inverno, quindi autunno-inverno 2021-2022, io questo ce l'ho ancora tra le mani e non mi pare il caso. In più è un regalo di compleanno e mi scoccia, visto che è una persona alla quale tengo, far andare a male una cosa. Quindi questo come lo sfrutterò? Adesso ho in bagno delle salviettine di Omorowicz, spero si dica così, che avevo comprato con una bag di Net-a-Porter. Le sto finendo, poi mi rimane la mousse che ho aperto di Madara più un burro, perché anche quello è burro, anche se in tubetto, di Pixi alla linea Milky, ed è anche quello un cleanse. Io lo inserirò facendo un po' un mix con una doppia detersione, che non è che mi faccia più di tanto impazzire se devo pensare a un burro e una mousse. Quindi andrei prima a mettere la mousse e dopo il burro struccante. Ci provo, almeno così riesco anche a dar giro a Madara a quel prodotto che vi ho fatto vedere in alcuni video fa di questa rubrica qui, che ancora non ho aperto, ma vi dico, saranno almeno 4-5 video fa.
ce l'avevo in bagno, l'avevo già messo in postazione, pronto per essere messo in circolo, ma non ce l'ho mai fatta, veramente non ce l'ho mai fatta. E adesso sto cercando di trovare degli escamotage, sto cercando di trovare delle soluzioni per smaltire un pochino di cosette. Per la stessa logica un po', sì, ho dei prodotti della Quantic Lithium che avevo preso a Sana del 2019. In bagno ho il districante che sa di caramella alla banana delle Haribo, che non mi piace per niente, lo sto usando sia quando mi lavo i capelli per dare un po' di... non dico di volume, ma di rendere il capello più fluido verso il basso, anche se dura poco, oppure lo uso come fissatore per sistemarmi i capelli nel quotidiano, quindi se mi faccio la coda come ogni giorno per andare a lavoro, quei ciuffi ribelli un po' me li tiro su con questo liquido qui. E sono a metà, se non un po' oltre a metà, in più ve l'avevo fatto vedere anche su un video Sinoini. Guardando nelle scorte, perché sapevo di aver preso altre cose di questo marchio, e credo che non sia l'ultima, ho anche un trattamento bifasico capelli ricco, infatti ha due consistenze, lo si vede chiaramente. È con acido ialuronico e oli di riso e di ricino. La vitamina E acetata si sinergizzano con questi ingredienti, cioè gli oli di riso e ricino. E che cosa fanno? Vi lasciano i capelli nutriti, rinforzati, protetti e lucidati. L'effetto setoso e anticrespo è immediato e a lunga durata. Gli estratti di avena e miglio sono importanti per rinforzare, nutrire e proteggere il fusto. Ci provo, voglio dare un po' circolo a questi oli che altrimenti non andrei più di tanto ad utilizzare. Dovrei mettere anche un balsamo, ma ancora non l'ho messo. Ho questo qui solido che vi ho fatto vedere prima. Sto utilizzando la mini taglia dello shampoo di Davines, anche quello mostrato in qualche video fa. Conto di un po' togliermi. Poi questi prodotti qui, anche se non credo poi dopo sicuramente di ricoprarli, perché alla fine sono degli sfizi, tanto per provare qualcosa di extra nuovo per i capelli, mi serve per dar spazio, per sentirmi anche un po' a posto con la coscienza di aver utilizzato i prodotti. Mentre purtroppo per i sieri, questo qui, quando ho fatto i video sugli inventari della skincare, mi sono accorta di averlo preso doppio. Il problema è che l'avrò preso uno nel mese di agosto 2020 e l'altro settembre 2020. A distanza di un mese io non mi sono... oppure l'avevo preso a febbraio e poi l'altro l'avevo preso ad agosto. Però nel giro di pochi mesi io non mi sono mai resa conto di aver preso due cose uguali. Me ne sono accorta solo a fine anno, quando ho fatto il video dell'inventario. Vabbè. Qual è la mia situazione sieri attualmente? Ne ho aperto uno di Cien, con acerola, quello arancione da spruzzare che aveva anche il boost, e sono a oltre la metà, però mi ha stufato di utilizzarlo, di agitarlo. Quindi adesso cosa sono andata a fare? Ad aprire un nuovo siero. Sì, anche se non dovevo, l'ho fatto. Ho aperto il siero che vi avevo fatto vedere nel precedente video di Unique, spero si dica così, che è un marchio coreano che ho preso dal sito Yes Toy. Perché l'ho fatto? Perché mi sono accorta di avere un po' delle specie di caccolette, come lo chiamo io in un termine poco tecnico, e queste caccolette erano praticamente addensamento di prodotto di skincare. Anche se io non abbondo, c'è un prodotto che mi faceva questa reazione. Ho provato a togliere i sieri per capire se erano loro la causa, ma non erano loro, bensì è la crema viso che sto utilizzando, che avevo preso con l'applicazione Too Good To Go del marchio VGO Voglioso, che è un ristorante vegano che si trova a Mestre, che fa anche dei prodotti di skincare. Non è andato male, però mi fa questo accumulo soprattutto sui lati qui delle basette, del viso, non è che mi piaccia più di tanto. Dovrei solo utilizzarlo su tipo le congiunture qui del naso, sulla parte centrale, e nella parte esterna dovrei attingere anche da campioncini, cosa che faccio, però non posso veramente usare quella crema su tutto il viso.
e ve ne devo parlare perché comunque quella non ve l'ho mai messa in un video sino in. È molto territoriale, locale, però può essere utile. Il mio problema però è un altro, che sono troppo curiosa di provare sieri e ormai sono in un loop in cui almeno uno al mese lo voglio aprire. Quindi di conseguenza voglio aprire questo qui di Concezione, e sarebbe anche un marchio giapponese, che si chiama Hada Lab Tokyo, ed è un siero in acqua concentrato, senza fragranza, con super acido ialuronico. Viene fatto in Giappone al 100% perché c'è scritto Made in Japan, 30 ml di prodotto. All'inizio si trovavano nei DM in Ungheria, poi dopo lo hanno finalmente immesso anche nel mercato italiano su alcuni DM, ma non tutti, perché per esempio io nella provincia di Venezia ho due punti vendita abbastanza vicini a casa mia, uno in centro storico a Venezia, proprio appena scesi da Piazzale Roma, invece di imbattervi sul ponte di Calatrava di vetro e neanche di imbattervi sugli imbarcaderi per andare a prendere la CTV, cioè il vaporetto, girate subito a sinistra e fate un paio di metri dove c'era la ex posta. Una volta hanno aperto il DM, lì non hanno lo stand, almeno fino a aprile dell'anno scorso, no beh aprile no perché eravamo in lockdown, quando è che ero andata a fare un colloquio? Ma ancora anni fa? No, allora penso dicembre, perché a Venezia l'ultima volta che ci sono stata è stato per un pranzo di lavoro da un mio cliente, da un cliente che in azienda compra, e prima di tornare a casa ero andata al DM a fare un po' un'esplorazione per capire se c'erano delle cose nuove. Però in un DM effettivo non entro da settembre, agosto-settembre, e ultimamente vado a Marcon, sempre in provincia di Venezia, all'interno del centro commerciale Valle Center, dove hanno aperto anche il Rossetto. Lì c'è un DM e hanno lo stand Hada Lab Tokyo. Ce l'hanno con diverse referenze, due linee, una per la pelle anti-age, quindi per nutrire una pelle matura, e questa normale con il pack bianco, l'altra è con pack rosso. Vi faccio vedere comunque di nuovo l'inci, perché ovviamente io sì, mi soffermo, ma ciacciaro ciacciaro e poi dopo non vi spiego perché faccio le cose. E è tanto pack e poco prodotto, 30 ml, io spero di riuscire a finirlo anche in un mese, visto che di sieri ne ho anche tanti, senza sprecare. Ovviamente questo va bene sia per il giorno che per la notte, ed è importato dalla Dax Cosmetics XPZOO, e la ZOO sta per Polonia alle volte, Wierzchowna. Mi pare molto polacco più che ungherese. Vabbè, non importa. Prostata. C'è scritto proprio prostata. Non è prostata, ma prostata. Vabbè. Sarebbe bello capirlo, però non è polacco. Perché ha quella specie di TL. Ci sarebbe, a dire il vero, perché c'è quel le bocche, no, non so leggerlo, mi dispiace, si poteva studiare polacco anche quando ho fatto l'università, ma non l'ho fatto. Su questo nutro diverse aspettative invece, perché ho diverse referenze del marchio. Le maschere sono state una cosa molto tranquilla, nulla di così tanto particolare, spero faccia il suo. Con questo è tutto, ho finito il nuovo aggiornamento dei prodotti che ho tirato fuori dalle mie scorte. Sono prodotti che ho tirato fuori soprattutto dal puff e i due prodotti solidi dai cassetti dove tenevo solitamente i prodotti per che avevo recuperato dai vari Cosmo Pro passati. C'è da dire che sto aspettando un pacco da Yes Style spedito dal 15 di gennaio, che ancora oggi non è arrivato. In più sto combattendo
partendo con DHL la dogana per avere lo sdoganamento di due prodotti nuovi da testare di Benton che mi hanno spedito direttamente dalla Corea del Sud. Non so quanto le andrò a pagare, perché già la ricerca sanitaria che stanno facendo, perché sono dei prodotti cosmetici e vengono inseriti prodotti cosmetici che sono nuovi in un paese extra c'è, perché dalla Corea all'Italia ovviamente non è intra, non è Unione Europea, ma extra c'è. C'è questa analisi, sono 30 euro più IVA. Se poi dopo ci devo mettere anche i dazi doganali, io non so quando riuscirò a fare questi benedetti test. Mi dispiace perché sono un cleanser e un tonico, quindi anche di un marchio che ho sempre provato per campioncino, mai comprato in full size. Speriamo bene, spero di non doverci pagare un rene e mezzo, perché sennò credo che li ridarò indietro, perché 30 euro dell'analisi sanitaria medica ci sta anche, non dico di no, ma se penso alle varie ai vari dazi che di solito con DHL pago e su importi bassi, mi ricordo 23 euro, 27 euro, finché stiamo sui 50 ma massimo 80 ci sto anche se credo che i prodotti valgano molto meno. Ma se mi sparano, come una volta ho sbagliato a fare una spedizione, questa ve la racconto. Ero convinta di un nome di un'azienda cliente e invece l'ho spedita a un'altra azienda cliente. Il problema è che invece di fare la spedizione per la Norvegia, che è un extra c'è, ho spedito in Islanda. Non è la stessa cosa, ma sono comunque pur sempre al di fuori dell'Unione Europea. Tutti soggetti a dogana, quindi quando ho dovuto reimportare il materiale perché lo dovevo riavere di nuovo a disposizione per rispedirlo alla persona corretta, ho dovuto pagare 161 euro di dazi doganali dall'Islanda. Che bello! Ecco, questa mi è servita da lezione, cioè... mi è servito perché così sto molto attenta a quale indirizzo inserisco, al nome dell'azienda anche che vado a inserire, perché molte sono già salvate nella rubrica di default e ti vengono fuori. Ma 161 euro me li ricorderò per sempre. Va bene, dai, questo è tutto. Spero di essere stata un po' d'aiuto e di avervi fatto tirare fuori qualche scorta dai vostri cassetti. E ditemi che cosa avete tirato fuori. Vi aspetto nei commenti come sempre. Un bacione grandissimo e ci vediamo in un prossimo video.